Nuove linee guida per le case di riposo e per le strutture extra ospedaliere sociosanitarie sono state presentate dal presidente Zaia e dall'assessore alla sanità Lanzarin. Regolamentati gli accessi e le visite dei familiari. Mare, montagna, locali in città. Nel fine settimana si sono moltiplicate le scene di assembramenti. Il governatore si appella ai più giovani, bisogna continuare a fare attenzione. Minaccia l'assessore Bottacin, nuovo capitolo, il business è quello dei rifiuti, già oggetto di denunce. Stamane l'assessore si è recato dai carabinieri di Mestre. Sindaco e giunta sono moralmente responsabili della maxi rissa di sabato notte del degrado a Jesolo. La Lega va all'attacco dell'amministrazione Zoggia, scrive al questora, si azzeri tutto. La testimonianza dal mondo dei Benigni per scoprire come e se si è modificato il loro lavoro con le disposizioni dei Covid. Esplode un razzo da barca sul nastro del vaglio del vetro dell'ampianto Veritas di Fusina, lavoratrice ferita e ustionata al braccio sinistro, finisce in pronto soccorso. Campalto, la storia infinita degli espropriati per la bretella Orlanda Bis, da 3 anni aspettano da ANAS e Comune le opere complementari che rendano vivibile il loro quartiere. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Venezia Mestre. In apertura le nuove linee guida che sono state annunciate oggi durante la conferenza stampa del presidente Zaia all'unità di crisi di Marghera. Si parla di case di riposo e di strutture non sanitarie. Adesso la preghiera e l'appello che faccio, si apra tutto. Ma si apra tutto perché noi abbiamo problemi di ricadute psicologiche non indifferenti. Cioè, poi mettetevi nei panni di un anziano isolato che non è, magari che non ha accesso alle informazioni, non ha gli strumenti, non ha neanche le capacità di avere informazioni, e lui l'unica lettura che ha, questo ospite, è: non vedo più nessuno da mesi. Cioè, c'è il tema dell'abbandono, no? La nuova ordinanza regionale con le linee guida che vanno a sostituire le precedenti, valide da oggi e data da valutare in base all'andamento del quadro epidemiologico, è stata presentata dall'assessore alla sanità Lanzarin. Si riferisce alle case di riposo, ma anche alle strutture di salute mentale, disabili, dipendenze e minori. Novità sugli accessi con alcune distinzioni tra le strutture. Accesso di nuovo ospite in casa di riposo. Se un ospite che arriva da casa, quindi dall'abitazione, dal domicilio, fa tampone, entra in struttura, deve essere collocato in una stanza singola e quindi isolato dal resto della struttura, dal resto della degenza, dopo 14 giorni fa il secondo tampone, se negativo entra in maniera normale nella struttura. Accesso da pronto soccorso. Siccome sia per il pronto soccorso sia per eventuali diagnosi o comunque prestazioni specialistiche eccetera, sapete, ci sono dei percorsi destinati, differenziati eccetera, riteniamo che al rientro nella struttura entra normalmente in struttura senza fare nessun tipo di isolamento. Se invece arriva da un'altra struttura sanitaria, viene preso in carico da una intermedia, fa un periodo di isolamento nella struttura e poi entra normalmente. Per quanto riguarda le altre invece, gli ospiti eseguono un tampone, aspettano l'esito e poi entrano normalmente senza isolamento. Le regole invece sono le medesime per quanto riguarda le visite da parte dei familiari. Prevediamo la prenotazione per quanto riguarda le visite, quindi la prenotazione, gli ingressi limitati, quello che diceva il Presidente. Noi indicheremo 2 ingressi, massimo 2 persone per ospite, per 30 minuti. Chiediamo alle strutture di fare anche un'analisi del momento della visita via telefonica, e infatti uno degli allegati è una checklist che possono compilare prima telefonicamente, poi quando arrivano in struttura, che devono compilare nel dire ho avuto questi sintomi, sono stato a contatto con positivo, insomma una checklist, insomma, di ricognizione rispetto allo stato di salute. Facciamo anche firmare il familiare e il gestore un patto di responsabilità. Prevediamo l'utilizzo della mascherina chirurgica per i familiari e anche per l'ospite, preferendo gli ambienti all'aperto, arieggiati o comunque luoghi dedicati che non siano i luoghi della degenza. Infine, per i servizi semiresidenziali diurni già riaperti, i gruppi si allargano da 5 a 10 con tampone a tutti prima di entrare.
Attenzione agli assembramenti, lo ha detto nuovamente il presidente Zaia, il tema è quello delle immagini della Movida, in questo weekend in tanti si sono mossi verso il mare, verso la montagna, le immagini sono tantissime. L'appello che faccio è quello di rispettare, non di stare a casa, non sto dicendo che bisogna allontanarsi al di sotto di 200 metri da casa come purtroppo abbiamo dovuto fare, sto dicendo uscite. Fate la vostra vita sociale, di relazione, andate in spiaggia, andate al ristorante, andate al bar, ma con delle regole. Regole che per il governatore restano sempre le stesse e ripetute fino allo sfinimento, soprattutto ai più giovani. Portare la mascherina all'interno, so che voi lo sapete, ma perdonatemi, approfitto anche delle dirette, portare la mascherina all'interno dei locali e portarla quando ci sono assembramenti. E che si tratti di regole non scontate, lo raccontano le storie di Movida e di assembramenti provenienti da tutto il Veneto, complice anche il primo vero weekend estivo con spiagge prese d'assalto e lunghe code sia verso il mare che la montagna. Siamo preoccupati del fatto che se torna la reinfezione, con questi numeri, con questi assembramenti, bisogna andare giù pesanti con le restrizioni perché è inevitabile, no? È vero che siamo in grado di controllarle in maniera migliore, è altrettanto vero che abbiamo farmaci, abbiamo modalità organizzative diverse dal 21 febbraio, però comunque resta il problema. Poi per carità qualcuno dice che questo virus non è più virulento come prima e penso che ormai i clinici a livello nazionale lo stiano confermando tutti. Però sulla pericolosità, insomma, io sarei prudente. E proprio sull'andamento del virus e della sua curva epidemiologica si innesta la forte polemica interna al mondo scientifico veneto con il professor Andrea Crisanti, che ha bollato come chiacchiere lo studio diffuso dal numero uno della microbiologia di Treviso, Roberto Rigoli, per cui il virus si sta indebolendo. Zaia continua, almeno a parole, a percorrere la via della neutralità, anche se un certo fastidio sembra trapelare. Stavolta il governatore scomoda Aristotele e la sua verifica sperimentale. Andiamo al metodo sperimentale. Uno ha portato una sua posizione sperimentale. Adesso immagino, sto parlando di filosofia e di scienza. Adesso io mi auguro che il professor Crisanti, davanti a un enigma che noi tutti abbiamo grande come una casa rispetto alla virulenza o meno del virus, perché il dottor Rigoli ha portato una lettura che è assolutamente innovativa, ci dica che è così oppure no. Rispetto ai dati che ha lui, perché ha i tamponi e tutto, può farla sta verifica. Ed ora la politica che vede appunto coinvolto il presidente Zaia, perché il centrodestra compatto converge sulla riconferma di Zaia in vista delle elezioni. Un passaggio forse scontato, ma che oggi è all'avallo dell'ufficialità con una nota congiunta di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre, soprattutto portare il buon governo in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia, convergenza poi sugli uscenti Zaia e Toti. Va detto che ufficialmente Zaia non ha sciolto ancora le sue riserve. L'autonomia arriverà con questo governo? È la domanda, il sondaggio che vi poniamo tutti i lunedì e a cui vi chiediamo di dare una risposta. Eccoli qui, sono i due numeri che dovete comporre per il sì e per il no. Quindi l'autonomia arriverà con questo governo? Sì, 0422 16 26 691. No, 0422 16 26 690. Il sondaggio, ovviamente, l'esito del sondaggio verrà trasmesso questa sera nel corso della puntata di Ring a partire dalle 21:15. Apriamo adesso la cronaca con una notizia di stalking. Dedicava le sue giornate a percorrere in macchina alle vie di residenza dell'ex compagna Amira e della madre a Marghera, con l'unico scopo di controllarle. Negli ultimi mesi ha anche incendiato 5 auto nel quartiere in cui vive la sua ex, più di una serie di danneggiamenti nell'abitazione della vittima e dei suoi vicini di casa. Minacce scritte con vernice, incendi degli scuri delle finestre di casa, il furto del contatore del gas. Sabato pomeriggio gli agenti del commissariato di Marghera hanno messo fine all'incubo vissuto da una donna, arrestando il suo stalker, un veneziano di 56 anni. Insieme a lui è stato arrestato anche un complice, un 24enne nato nel Trevigiano ma residente a Marghera, che al momento del fermo si trovava in sua compagnia in automobile. E almeno 3 ragazzi trevigiani sono tra i 20 giovanissimi protagonisti della maxi rissa di sabato notte a Jesolo. La Lega Nord lancia pesanti accuse alla giunta comunale guidata da Valerio Zoggia.
Tutti ubriachi e tutti contro tutti. Nella prima notte di inizio estate, Jesolo dà di sé un'immagine negativa per colpa di una ventina di giovani, tra questi almeno tre trevigiani, che la polizia segnalerà alla magistratura per rissa e lesioni. Cronaca di un fatto e di un degrado annunciati, che vanno avanti da troppo tempo e appena segnalati al questore, con una lettera dal consigliere comunale Venerino Santin, che accusa. L'amministrazione è moralmente responsabile di questa cosa qua, ecco, questo volevo dire. È moralmente responsabile di questo clima di violenza. È lei moralmente, perché è lei che ha dato sempre, diciamo, ha sminuito la realtà del problema. E ultima addirittura, tutto questo degrado è dovuto perché le discoteche sono chiuse. Ma l'anno scorso era uguale, l'anno prima anche. Come residenti non siamo contrari a una sana movida, dice Santin, ma ora siamo all'anarchia di pochi operatori che danneggiano una città. Io non capisco perché il 90% degli esercenti, dei commercianti, e non dimentichiamo i residenti, perché i residenti sono tanti e devono piegarsi al 10% di tutto il resto, dei signori della cattiva movida. Questi signori purtroppo fanno finta di non capire il problema e sanno benissimo che possono sempre in futuro andare avanti in questo sistema qui. Adesso serve una decisione forte di azzerare tutto e ripartire da zero. Come fare? Ci penserà anche l'amministrazione. Restiamo al mare, non a Jesolo ma a Sottomarina, per raccontarvi come è cambiato il lavoro dei bagnini nelle ultime settimane. C'è chi gioca a palla, chi finalmente fa il bagno tanto desiderato, chi semplicemente prende il sole. Qui a Sottomarina tutto sembra tornato alla normalità e le immagini che vi avevamo mostrato solo qualche mese fa di una spiaggia completamente deserta sono solo un ricordo. Che si spera di non dover più rivivere. La riorganizzazione delle spiagge post lockdown è stato infatti uno dei punti più dibattuti per molti aspetti, compreso quello dell'attività di salvataggio e non dei bagnini. Si è dibattuto tanto su questo argomento, soprattutto appunto sulle manovre di soccorso in caso di incidenti, e sostanzialmente dalla mia esperienza posso dirvi che non è cambiato molto, in quanto la respirazione a bocca di cui si è parlato molto non si pratica più, in quanto noi siamo dotati di dispositivi utilizzati anche in ambito ospedaliero che permettono di effettuare le insufflazioni di ossigeno stando a distanza dal paziente, che sono i palloni ambu. E poi tutti quanti abbiamo effettuato il corso di aggiornamento tramite le varie associazioni di assistenti bagnanti di preparazione appunto per il Covid, e siamo stati formati su tutte le norme da rispettare. L'attività dei bagnini è fondamentale anche come supporto informativo. Si sente, comunque si percepisce che c'è un po' di paura ancora e c'è, diciamo, ancora in molti il buon senso di mantenere le distanze, le mascherine e tutto, e tanti vengono anche a informarsi da noi assistenti bagnanti appunto su come comportarsi. Quindi tutti molto responsabili. Sì, esatto, sì, quest'anno sì e anche più degli altri anni. Nuovo capitolo, minacce all'assessore Bottaccini. Stamattina l'assessore si è dovuto recare dai carabinieri a Mestre. Vediamo che cosa sta succedendo. Purtroppo ogni tanto arrivano minacce, arrivano insulti, ho la delega all'ambiente oltre che alla protezione civile, quindi non sempre è possibile accontentare tutti, lo sappiamo anche leggendo i social, spesso i toni si accendono, ma ovviamente quando ci sono argomenti particolarmente delicati come la gestione dei rifiuti, io le denunce le sporgo. La conferma era arrivata dallo stesso Bottaccin in un post diffuso poco prima del consueto punto stampa a Marghera, da cui diversi messaggi di solidarietà nel giorno in cui il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha affermato che gli atti intimidatori contro gli amministratori locali costituiscono una tematica attuale di estrema delicatezza, specie in questa fase di emergenza Covid. Ma il Covid qui centrerebbe poco, sullo sfondo piuttosto una vicenda di rifiuti, come suggerisce l'assessore, è già denunciata qualche tempo fa quando a casa gli fu recapitato un messaggio con scritto "sei morto". Diciamo che il tema ambientale si presta spesso a strumentalizzazioni e poi c'è a volte una chiamata di popolo che è chiamato
da chi strumentalizza alcuni argomenti, magari in maniera inconsapevole, e poi si scatenano anche atteggiamenti piuttosto ostili. Oggi sono andato a dare alcune informazioni ai carabinieri di cui necessitavano, nulla di più. Bottacin però va avanti per la sua strada. In passato minacce non erano mancate quando era presidente della provincia di Belluno. Minacce le avevo ricevute anche piuttosto pesanti quando ero presidente della provincia, fra l'altro lì erano state prese provvedimenti anche di protezione piuttosto spinti, per cui se non mi sono fatto intimorire fino adesso penso che non succederà neanche da qui in avanti. E continua l'odissea di un gruppo di abitanti di via Orlanda. Siamo a Campalto. Da 3 anni dopo gli espropri eseguiti per la bretella Orlanda Bis stanno attendendo che il loro quartiere torni ad essere vivibile. Li abbiamo ascoltati. Gli anni passano, le strade asfaltate aumentano e si mangiano il verde. I problemi restano. Per realizzare via Orlanda Bis, che toglierà gran parte del traffico dal centro di Campalto, si è passati su delle proprietà private. Concordati gli espropri, da 3 anni le opere complementari a favore degli abitanti sono rimaste delle promesse. Chi abita questo pezzo di via Orlanda è obbligato, per esempio, a passare per via Carlo Martello. E via Carlo Martello in che stato è? È in uno stato pietoso, che è una vergogna, perché ci sono una ventina di depositi di camion, c'è tutto un via vai, e quando usciamo da questa strada tante volte rischiamo di andarci a sbattere, e in più quando piove c'è un allagamento che arriva, l'ho fatto vedere, fino in fondo, insomma fino a, quasi alla rotonda. Manca la rete di scolo, quindi? Sì, manca tutto, manca, non ci sono i marciapiedi, non c'è una illuminazione. Una parte di via Carlo Martello è in sassi. Ci sono buche, in bicicletta sono caduta. È un disastro, un degrado totale. Perché? Cosa succede? Cosa vede lei? Tanti camion, che ci tagliano anche la strada. È un degrado, mi sento proprio il terzo mondo. Fatta la strada, abbellita con nuovi alberi, nessuno si preoccupa di potare i vecchi platani di fronte alle case. Questi alberi che risultano anche pericolosi perché sono estremamente alti e quindi possono praticamente adesso con queste tempeste, quindi potrebbero creare danni seri. Chi dovrebbe occuparsene? Beh, secondo i documenti che abbiamo qua sono di proprietà del demanio. Sotto la nuova bretella passano alcuni scoli vicinissimi alle case che si riempiono d'acqua stagnante e quindi di zanzare. La competenza sulle opere complementari alla bretella a servizio dei residenti, ci ricordano gli abitanti, è di Comune e ANAS, che da 3 anni non rispondono alle loro lecite richieste. Sono 3 anni che è così e ci avevano promesso e non hanno fatto niente. Un razzo da barca è scoppiato tra i rifiuti, una dipendente di Veritas è finito al pronto soccorso per un ustione. Ferita e ustionata a un braccio da un razzo da barca gettato tra i rifiuti. Un'operatrice della società Eco Ricicli, controllata da Veritas, è finita al pronto soccorso. Nell'impianto di Fusina stava separando il vetro dalla plastica, quando vicino al suo braccio sinistro è scoppiato un razzo di segnalazione da barca. La donna, riferisce l'azienda, indossava tutte le protezioni individuali e, anche utilizzando strumenti meccanici, stava dividendo la plastica dal vetro. A un certo punto è esploso il razzo che qualche incosciente aveva buttato tra i rifiuti. La lavoratrice è stata soccorsa dai colleghi e accompagnata al pronto soccorso. Gli agenti della questura, durante i controlli di routine, hanno sequestrato 4 imbarcazioni sulle quali era stato posto una sorta di meccanismo che si chiama power lift, che consente di alzare il motore per navigare in secca e aumentare la velocità. Comportamenti vietati dal codice della navigazione. Inoltre, l'installazione del dispositivo richiede la nuova omologazione della barca perché ne varia le caratteristiche costruttive. È scattata anche la contravvenzione di circa 230 euro. I proprietari, per ottenere il dissequestro dell'imbarcazione, dovranno o rimuovere il power lift oppure riomologarla. E Venezia è ripartita ufficialmente. Il successo della Vogada della Rinascita ne è la prova. Ovviamente soddisfatto della manifestazione il delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Un evento decisamente riuscito, ma riuscito soprattutto in quello che era il significato del fare questo evento.
Vogada della rinascita, o meglio la Vogata che dichiara la nostra ripartenza, cioè dichiarare tutti assieme attraverso quella che è la tradizione più forte della nostra storia, cioè quella sull'acqua con le nostre barche e con i nostri remi al mondo intero, dichiarare facendo vedere che Venezia è ripartita, che Venezia è ormai pronta ad accogliere sicuramente ad essere la Venezia di sempre. Il messaggio è stato lanciato partendo dal quello che è il cuore pulsante, che lo è stato comunque e che ancora lo sarà attraverso la nostra storia, all'interno dell'arsenale, dal Bacin Grande, per poi perimetrare la città, passando attraverso l'ospedale civile, dove abbiamo dedicato un alzaremi a tutti gli operatori attraverso l'ospedale civile degli ospedali, ringraziandoli per quello che hanno fatto e stanno ancora continuando a fare, combattere in prima linea contro questo maledetto virus. E poi l'ingresso all'interno del Rio di Canareggio, passando il cuore proprio della venezianità, Canareggio, sfociare in Canal Grande e le centinaia di barche arrivare approdando davanti alla Basilica della Madonna della Salute, dove abbiamo concluso questo percorso di aggregazione. E ad aspettarci c'era il coro del Teatro La Fenice, lo straordinario coro che ci ha allietato e che ha lanciato, sottolineando ulteriormente, se mai ce n'era ancora bisogno, in modo sicuramente splendido, con l'inno di San Marco, quello che Venezia è oggi. Continuate a mandarci i video dei vostri bambini, vi ricordo la nostra rubrica lanciata ormai da alcuni mesi, Bimbi in TV, mandateci i vostri video utilizzando il telefono possibilmente in orizzontale, li potete inviare al numero che vedete in questo momento, 351 17 55 3 e 40. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con l'informazione di Ring, prima serata di Antenna 3 del lunedì. Allora andiamo insieme a vedere quali sono gli ospiti. Giacomo Possamai per il Partito Democratico, Simone Scarabel, consigliere del Movimento 5 Stelle in Veneto, l'onorevole Duca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia e Gianangelo Boff, commissario Lega Nord di Treviso. Due ospiti in studio e due ospiti che si collegheranno attraverso Skype. Ed è tutto per questa edizione di TG Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia, adesso le previsioni del tempo e poi a seguire l'informazione che arriva dalla marca trevigiana. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone delle Azzorre sempre più potente, dunque bel tempo e clima caldo sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 23 giugno. Sul Veneto condizioni di stabilità atmosferica, l'alta pressione infatti garantisce un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà, vedete, sereno e sgombro da nubi, al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature in aumento, minime fino a 20 gradi, valori massimi invece con punte di 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole dappertutto, su tutte le province il cielo si presenterà terso e limpido. Temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, massime tra i 28 e i 30 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, tanto sole su tutti i settori, cielo al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 16 gradi, massime intorno ai 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.